Bene, questo punto qui però mi dà fastidio il coso. Proviamo ad andare di lì. Si possono evitare questi? Che non ne ho tanta voglia. Vediamo se è un altro. Mi manca una missione eroe. Vediamo se è quella. O se è un punto di domanda. Così, peraltro. What's Oh! this now? Oh! Ma quindi è un punto di domanda a caso? Questi Levnis, robot, non so, sti cosi. Li ho incontrati spesso, sia nella missione principale sia in altre secondarie. Seriamente? Ancora questi sprazzo di cose a rovinarci la giornata? E allora roviniamola prima a loro. Ritorno della minaccia. Tinta mio! Si ritirano. Arrivano. No, solo uno arriva. Ritirata strategica. Sì, ci sono. Adesso, fagli male, Senna. C'è una ragazza dentro. Pensavo fossero tipo gli automaton, che non c'è nessuno dentro. Succede? Ed è pure carina. Questa è una missione eroe, allora. Who is this Chi girl? è questa ragazzina? Where Da did she come dove from? spucca? Per For a essere un soldier, soldato è she's davvero. awfully, Ecco. Yeah, I know what you Sì, so quel mean. che vuoi She dire. looks about Sembra three del terzo terms old, periodo. way too young to Decisamente be troppo fighting on the giovane front per lines. combattere in prima linea. Not to derail Non the per cambiare convo, but are we discorso, sure ma she'll ce be la okay? farà? L'abbiamo We pulled tirata her out fuori the lever, is there anything dall'Evnis. else we can Possiamo do? fare qualcos'altro? But I don't see È any difficile external a dirsi. injuries, Non but vedo no nessuna signs of ferita waking up esterna, either. ma non sembra Hard riprendere to i tell either way. sensi. Oh, si sente in colpa Senna perché le ha Senna, dato una don't worry. martellata sui She's still denti. alive. Senna, I'm non sure she'll pull preoccuparti, è through. ancora viva, non sono sicura, si riprenderà. Mimi, Mimi, you sei sure? sicura? Look, we can talk about Sentite, her all possiamo day, stare qui a or we can discutere, find her o a possiamo doctor. portarla da un I know which one medico. I'd Io so già prefer. per cosa votare. All right. Sì, But ma she and her lei e i people suoi did hanno assault attaccato i colony soldati di una soldiers. colonia. So taking her to Portarla a a una colony colonia seems sarebbe like asking cercare for ancora più trouble. guai. E Then how about the se city? la portassimo alla They have città? medical facilities Là there. hanno strutture mediche. Indeed, Sembra seems l'opzione advisable. migliore. What do we do about the Che ne facciamo Levnitz? dell'Evnis? Let's leave it for now. Lasciamolo qui per il Transporting the momento. girl should take Trasportare la priority. ragazza è la nostra priorità. I can carry Posso her. farlo io. Thanks, Anna. Grazie, Senna. She'll be in Conta good essere in buone hands. mani. Yeah, Sì, I'll ci make penso sure of it. io. Crudeltà. Ok, quindi questa era effettivamente una missione secondaria e ora mi è iniziata quella, la missione eroe. Però inserisco anche la missione secondaria nel video, altrimenti non si capisce.
Un cazzo di niente. It's very impressive. A monument to life. So many hopes rest here. Dottore! Aiuto, dottore! Dottore! Ah, siete voi! Perché siete così agitati? Ora ti spiego. Sembra che un colpo alla testa le abbia fatto perdere temporaneamente conoscenza. Oh, vuol dire che se la caverà? Sì, è una cosa momentanea. Dopo un po' di riposo dovrebbe svegliarsi da sola. Che sollievo. Fino ad allora vorrei tenerla qui sotto osservazione. Ah, aspetta, non è davvero necessario. C'è un motivo per questa tua riluttanza? No, è che lei è... Oh, capisco. C'è una casa vuota, un po' nascosta, in una zona tranquilla della città. Dirò che vi lascino entrare. Dottore, la paziente sarà trasferita lì, il resto è in mano vostra, ok? Spero lo troviate ragionevole. Ah, sì, grazie infinite. Ci hai salvato. Cioè, anche più del solito. Se succede qualcosa, sapete dove trovarmi. Beh, statemi bene. Qui. Ah, siete arrivati. La ragazza che abbiamo trasferito qui si è appena svegliata. Wow, davvero? Sì, anche se, devo dire, è un po'... Ci sono state complicazioni? No, niente del genere. O almeno niente che valga la pena farvi sapere. Non ha senso quello che dici e mi sta rendendo nervosa. Il dottore ha detto che non richiede particolari attenzioni mediche e... Anzi, guardate, parlate direttamente con lei. Ricordate che è ancora convalescente. Convalescente. Quindi andateci piano, ok? Almeno sembra l'abbiano tenuta sicuro. E ora che facciamo? Sì, non possiamo mica lasciarla qui in eterno. Intanto andiamo a parlarle, come ha detto lui. Dovremmo capirne un po' di più. Va bene, ma sta recuperando da una ferita. Sarà meglio non andare tutti assieme. Hai ragione. Se dobbiamo solo farle qualche domanda, basta una persona. Buona idea. Quindi, chi va? Beh, Uni, no? Ha sempre a che fare con feriti, dovrebbe esserci abituata. Ah sì? Grazie per offrirmi come volontaria. Vado io. Tu, Senna? Come mai questo interesse improvviso? Beh, è probabilmente colpa mia se sta così. No, è stato un incidente. Non devi sentirti responsabile. Non è quello, è che se non faccio qualcosa... mi rimarrà sulla coscienza... Non hai mai sentito pronunciare quella parola, vero? Allora lasciamo la ragazza a te. Va bene, Senna? Sì, nessun problema. Ma fai attenzione. Anche se ora è mansueta, ricorda che lei e i suoi hanno attaccato per primi. Non restiamo qua fuori. Se succede... Ah, ho letto... Oh, scusate. Ho letto completamente sbagliato. Noi restiamo qua fuori. Se succede qualcosa, chiamaci. So badare a me stessa, Mimi, ma grazie. Ok, allora vado. Ah! Che strana.
Ce l'ha il naso o è molto molto pallido? Ce l'ha. Ciao. Hi. Vedo che ti sei I see you've svegliata. woken up. Posso dire che quelle sottospecie di leggings che ha sono bruttissimi? How are you Come ti feeling? senti? Any Ti fa pain? male da qualche parte? Can confirm faint Confermo sensation of percezione di pain in dolore cranial nella zona region. cranica. However, Tuttavia, operational l'efficacia efficiency of operativa di number numero 7 7 resta remains inalterata. unaffected. È un robot? What? Ah, ok. Okay. That's Bene. good. Actually, A dire la verità, vorrei... I'd like to Mi vorrei apologize. scusare. Before, Non mi I ero didn't resa realize you conto were che tu inside fossi that dentro a quel thing, and... coso e... Stai Are you bene? okay? No major Nessun issues problema, detected. significativo o rilevato. I see. Capisco. Beh, se sei Anyway, d'accordo, potresti dirmi if it's qualcosa all su right di with you, te? could you... The question La lacks domanda manca di specificity. specificità. Number Numero 7 7 cannot non può respond. rispondere. Oh, I'm really Oh, mi sorry. I spiace. guess that was Sì, a bit immagino fosse un po' wishy-washy, huh? generica. Well, Beh, for per starters then, iniziare, are you a sei Cavessi un soldato soldier or are Keves you o Agnian? Agnus? Cavess, Keves, Agnes. Agnus. Yeah, that's Sì, right. esatto, You must dovresti know those, conoscerli, no? right? Affirmative. Affermativo. However, Tuttavia, è stata discrepancy was rilevata una encountered while discrepanza processing query. nell'elaborazione della richiesta. Huh? Eh? What do you Cosa mean? vuoi dire? Affiliation of number L'affiliazione di 7 numero does 7 not non match corrisponde a either of nessuna two delle due options opzioni provided. fornite. Doesn't Non match. corrisponde? Well, then that only Quindi rimane leaves. solo... Special Unità mobile combat speciale sotto unit under diretto direct comando Mobius Mobius, command, alias alias Colonia Zero. Colony Zero. Whoa, you know Wow, about conosci Mobius? Mobius? Affirmative. Affermativo. Then, when Quindi, you quando ci attacked avete us, attaccato, Colony i Zero soldati della soldiers at Colonia number 7 Zero, and dal numero below, were 7 in tasked giù, with hanno eradication ricevuto of ordine di Ouroboros. debellare gli Ouroboros. Whoa, Ok, that's questo not non va great. benissimo. So this girl really Quindi is questa our ragazza è enemy. davvero nostra I have nemica. to warn the Devo others. avvertire gli altri. Although, Anche se is that sarà really true? vero, She did attack ci ha us, so attaccato. Ma why is perché she ora like this parla now? così? Quello What you che hai just told detto me, sembra davvero it sounded importante. really Non ti important. caccerai nei guai per Won't you averlo get in trouble for rivelato? saying it? I was not ordered Non mi è to stata silence on ordinata the matter. segretezza sulla missione. I see. Capisco. Oh, Oh, shoot, I cavolo, ho forgot to dimenticato di introduce myself. presentarmi. My name is Il mio Senna. nome è Sena. What's yours? Il tuo? I have no Non name. ho nome. Huh? Number Numero 7 does 7, not non possess possiede information informazioni nella under the categoria category nome. name. You don't have a Non hai name? un nome? Wait, Aspetta, quindi so questo this numero 7 number che continui 7 a thing you've been saying nominare all along? An è individual un numero di identification identificazione number assigned individuale to assegnato soldiers ai of Colony soldati della Zero? Colonia Zero. We do not Non belong to siamo né Cavess Keves or né Agnus. Agnes. Siamo un We corpo are special speciale. assets. Ufficialmente Publicly, non we do not esistiamo. exist. Di Consequently, records conseguenza, of le tracce personal di information informazioni stored in personali growth conservate nei modules moduli di are also crescita vengono expunged at eliminate the alla time of birth. nascita. That's È crazy. pazzesco. Shall I Devo consider the considerare questioning to be over? l'interrogatorio terminato? No, wait, No, what you aspetta, just quello che hai said. detto You don't non ti think it's sembra strange? strano? Cannot ascertain Impossibile purpose of determinare lo question. scopo della domanda. Requesting Si additional richiedono informazioni clarification. aggiuntive. I mean, Ma sì, ad for example, esempio, la storia del that name nome. thing. A Una colony colonia that che calls chiami i people suoi by a soldati number, per that's so numero è così dehumanizing. barbaro. Don't you feel bad to Non ti be dà called like fastidio that? essere chiamata I mean, così? you're the same as Fin dei us after conti, all. siete come noi. Cannot ascertain purpose Impossibile of question. determinare lo scopo della domanda. Requesting Richiedo clarification. chiarimenti. È triste per com'è fatta sta povera disgraziata. Senna. Senna? Hey, Tutto you okay? ok? Did you learn Hai anything? scoperto qualcosa? Hang on Ehi now, you tesoro, don't non hai look so proprio una good. bella cera? What happened, Senna? Cos'è successo, Senna? Mimi, Mimì, io non so I cosa don't know what to do. fare. Hey, Senna, Ehi Senna, è tutto a everything's fine. posto. Andiamo da un'altra Let's go parte a somewhere we can parlare. talk. Cosa ne Is that all dici? right? Va bene, povera. It's all making sense. Qua. Let's make the most of our break, guys.
Where should I start? Colony Zero. Colonia Zero? In effetti non sembravano normali soldati, ma questo è incredibile. Mi sa che se sono amiconi dei Mobius, non possiamo proprio ignorarli. Abbiamo ancora poche informazioni. Dobbiamo approfondire ulteriormente. Va bene, ma stiamo parlando di una ragazzina al terzo periodo. Senna, cosa ne pensi? Cosa ne penso di cosa? Tu hai parlato con lei? Cosa ti dice l'istinto? Le ho solo fatto alcune domande e lei ha risposto. Ma anche se ci ha attaccati, non sembra ostile o violenta. E mentre le parlavo, rispondeva solo alle mie domande. Non era una vera e propria conversazione. Ha un aspetto come il nostro, ma in realtà è del tutto diversa. Questo ho provato. E poi ho iniziato ad aver paura di lei e... Oh, mi spiace, Senna. Senna, te lo chiedo direttamente. Credi sia nostra nemica? Ancora non lo so. È per questo che... Vorrei tornare a parlarle. Che vuoi dire? Hai appena detto che avevi paura di lei? È vero, ma voglio assicurarmi di essermi fatta l'idea giusta. E questo è più forte della mia paura. Non solo per capire se sia una nemica, ma anche per scoprire chi è in realtà, cosa pensa e cosa prova. Capisco. Per questo ti serve più tempo, non c'è dubbio. Già. Vorrei anche scusarmi con lei per essermene scappata senza dire nulla. Beh, se facciamo una visita a domicilio per chiederle scusa, che dite di portarle qualcosa per tenercela buona? Senna, potresti portarle i tuoi onigiri? Onigiri? È uno spuntino di Agnus. Sono dei fagottini di riso bullito. Sono saporiti e buonissimi, soprattutto come li fa Senna. Perfetti dopo una lunga sessione di allenamento. Tu sai cucinare? Ovvio che so cucinare gli onigiri, perlomeno. Però non abbiamo più meat riso. La colonia Lambda dovrebbero avere riserve sufficienti. Oh, perfetto. No, aspetta, come fai a saperlo così su due piedi? Il comandante Izzard è molto ghiotto di onigiri. Beh, è perfetto allora. Spero non gli dispiace condividere. Grazie, ragazzi. Ok, andiamo a fare gli onigiri. Volete del mitriso? Certo, nessun problema. Prendetene pure quanto vi serve. Siamo vicino all'acqua qui. Abbiamo sempre degli ottimi raccolti. Oh, non lo sapevo. Se mai ve ne servisse altro, fatemi un fischio. Ora ci serve solo un posto per cucinare. Gli onigiri sono più buoni appena fatti. Forse possiamo usare la mensa della città? Ma tutta sta strada... Solo per sta stronzata? Ah, that's making me hungry. È da un po' che non cucino onigiri. Spero di ricordarmi come si fanno. Ah, sembrano ottimi. Ora portiamoli alla nostra paziente.
has been king in the quest for peace. What kind of a book is this? It's a picture book about the has been king and his efforts to thwart the rotten legume empire. Toc toc. Senna, wait. Aspetta, Senna. Questa volta vorremmo esserci anche noi. Huh? Ma pensavo... No worries. Niente paura, ce ne staremo buoni in un angolo. Lasceremo parlare te. Va bene, se lo dici tu. Ehi, scusa il disturbo. Possiamo entrare? Siete già dentro? Nessuna obiezione. Desideri riprendere l'interrogatorio? No, non sono qui per quello. È che l'altra volta sono stata un po' sgarbata. Quindi, per farmi perdonare, ho pensato di passare e portarti qualcosina. Chissà se mangia. Ho pensato avessi fame. Si chiamano onigiri. Sì. Non sono molto brava a cucinare. Questa è l'unica cosa che so fare. Sì. Ma ti garantisco che sono buone. Lo dice anche Mimi. Mimi, voglio dire. Mio, lei... Yes. Sì. Oh, scusami. Prego, mangia pure. Lo stomaco che brontola. Mangio. Come ti sembra? Impossibile determinare lo scopo della domanda. Sono buoni? Li fate bene? E mi ha fatto fumando. Non è perfetto, con fumo buoni, è femmine con fetto. Oh, davvero? Mi fa piacere. Riguardo alla seconda, al tatto sono compatte e uniformi. Si registra anche eccessivi livelli salini. Oh, no, è la parte migliore. Non sono belli morbidi? Affermativo. Eh? Numero 7 non aveva mai assunto sostentamento in questa forma prima d'ora. Ritengo che l'esperienza possa risultare piacevole anche per altri della colonia. E come mangiavano? Oh, credi? In particolare, numero 9 sembra sempre meno soddisfatto delle razioni distribuite. E numero 3, il cui apporto calorico supera la norma, potrebbe trovarli più appaganti. Per precauzione, i livelli salini dovrebbero essere adattati marginalmente per seguire indicazioni di numero 6. C'è qualche problema? No, nessuno! Ma se non ti dispiace, posso chiederti di dirmi qualcosa di più? Confermato. Continuare spiegazione. Allora, erano buoni gli onigiri? Ti ho già detto di sì! Hai già ricevuto sufficienti risposte a questa domanda. Ti sono piaciuti gli onigiri che ho fatto? Affermativo. Ottimo, allora. Te li cucinerò un'altra volta. Sì. Beh, mangia normale, sembra riuscire a scambiare quattro parole. Già, non sembra per niente sospetta. A parte il fatto che parla strano, ma vabbè. Lasciamo che Senna le parli ancora un po'. Ehi, hai detto di non avere un nome. Ricordo di tale dichiarazione confermato. Beh, quindi, cosa ne pensi di Sigiri? Forse questo è un codice o una cifratura. No, io volevo sapere cosa ne pensi del nome Sigiri. Un quesito manca di logica. È richiesta una spiegazione più razionale. Ed eccoti ancora con i paroloni. Volevo solo evitare di chiamarti tu. La denominazione numero 7 è... Esatto, ho preso il 6 di 7 e l'ho attaccato ai giri di onigiri. Sigiri? Fallita comprensione del criterio di utilizzo di questa nomenclatura. Beh, è che
Hai detto che ti sono piaciuti gli onigiri? Wow, Sena, non ti sembra di stare esagerando? Ehi, Bella, hai dimenticato il cervello negli spogliatoi per caso? Scusa, Sena, non credo di capire cosa stai facendo. Ehi, da quando siete diventati così cattivi? Mi sembra un ottimo nome, Sigiri. Già, sono d'accordo, in effetti. Suona, amichevole, in un certo senso. Non è molto da te uscirtene con una cosa così, Sena. Davvero? Beh, forse sì. Mimi, però non credo sia giusto chiamare una persona con un numero. Ehi, mi dispiace. Mi sono lasciata prendere un po' la mano. Capisco se sei offesa. Le disposizioni non contengono clausole di restrizione per la denominazione. Eh? Numero 7 non ha alcuna autorità per rifiutare la denominazione proposta, qualunque essa sia. Vuol dire che non ti dispiace se ti chiamo Sigiri? Affermativo. Beh, ecco qui allora. Affermativo. Affermativo. Ben fatto, Sena. Grazie. Anche se questa ragazzina rimane ancora un mistero. Non sarebbe stato giusto continuare a chiamarla numero 7. Cosa succede? Trasmissione cifrata della colonia Zero. Mobius Consul F richiede un colloquio con gli Ouroboros. Il Mobius richiede cosa? Numero 7 ritrasmetterà il messaggio dalla propria rete a voi. È un piacere fare la vostra conoscenza, miei giovani amici Ouroboros. Io sono F. Prima di procedere, vorrei porgervi le mie scuse per la mancanza di cortesia di questa presentazione. Oh, che viscido. Crede che ci siamo scordati che ha provato ad ammazzarci. Hai detto di volere un colloquio. Come pensi che possa andare a questo punto? Immagino siate molto diffidenti e ne avete ogni diritto. Eppure, ciò considerato, vorrei aprire uno spiraglio per delle negoziazioni. Negoziazioni? Se accetterete il mio invito, revocherò l'ordine di sterminio per voi Ouroboros. Di conseguenza, i vostri spostamenti non saranno più di interesse per la colonia Zero. Oh, sarebbe fantastico se fossimo abbastanza stupidi da fidarci. E le tue condizioni? La restituzione di numero 7. Eh? Tutto qui? Questo sarebbe sufficiente per non più venire attaccati? Sì, vi do la mia parola e quella dell'intera colonia Zero. Stai scherzando? Sei un Mobius. Voi sacrificate soldati senza battere ciglio. Indubbiamente alcuni consul denotano una simile mancanza di sensibilità. Una situazione disdicevole. Ma non io. Ritengo che la fiamma della vita della colonia Zero abbia la massima importanza. Naturalmente, questo include il numero 7. Questa è precisamente la ragione per cui ho contattato voi, ufficialmente i miei nemici, malgrado le difficoltà sopracitate. Stai dicendo la verità? Andiamo, Sena, non cascarci. Come sappiamo che non stai mentendo? Puoi darci una garanzia? Certamente, è come vorrei poter replicare. Ma le sole parole naturalmente non bastano per consolidare la vostra fiducia. Ho inviato le attuali coordinate della colonia Zero a numero 7. Rimarremo qui. Nel caso vogliate accettare la mia offerta, vi prego di farci visita e di portare il numero 7 con voi. Quindi pensi che darci la tua posizione ti farà guadagnare la nostra fiducia? Come sappiamo che non è una trappola? In tali circostanze, numero 7 fungerebbe da utile ostaggio. Devo aggiungere altro? Ma si ascolta quando parla?
Ovviamente non è ciò che vogliamo. Desidero solamente che numero 7 mi sia restituita sana e salva. Numero 7? Sì. Ti affido l'incarico di guidarli alla colonia Zero. Segui i loro ordini fino al tuo rientro. Eseguo. Numero 7? Sì. Siamo tutti preoccupati per te. Questo è tutto. Attendo con impazienza il momento in cui, incontrarci in circostanze più favorevoli. Per l'autorità del Consul, numero 7 è ora assegnata ai comandi degli Ouroboros come misura eccezionale, ad effetto immediato. In attesa della vostra decisione riguardo lo scambio proposto, aspetto il vostro ordine di partenza. Beh, questo non me l'aspettavo. Sigiri, cosa dobbiamo fare con te? In attesa della vostra decisione riguardo lo scambio proposto, bla bla bla. Ciao, andiamo. Non c'è altro da fare. Ma sei seria? Ti fidi davvero di quel consul? Certo che no, non del tutto. So che potrebbe essere una trappola. Eppure, se... ed è un grande se, ok? Se ha detto la verità, allora non dovremo più combattere Sigiri e i suoi compagni. E soprattutto sono sicura che là qualcuno lo sta aspettando. Per tutti questi motivi, io credo... Ad ogni modo, le cose non possono rimanere così per sempre. Invece di fare ipotesi su ipotesi e non fare nulla di concreto, potremmo smuovere le cose. È possibile, anche se poco probabile, riuscire a risolvere la situazione a parole. Va bene, puoi dirci dove si trova la colonia Zero? Nella regione di Lezia, Cima Captocorn. Aspetta, ma non è... Non è dove ci siamo battuti con loro? La colonia Zero è situata ancora più all'interno. Il che spiega perché te ne stavi lì a terra. Tuttavia, l'elemento geografico chiamato Palude di Noclea si trova sul percorso. Il contatto con la sua acqua ha severe conseguenze negative per qualsiasi processo biologico. Allora come fate voi a passare? La resistenza ai pericoli ambientali dei Ferron neutralizza temporaneamente ogni sostanza tossica. Cos'è un Ferron? Oh, è quella cosa in cui combattevi? Affermativo. Di conseguenza, l'attraversamento di tale area richiede il recupero e la riparazione dell'armatura Ferron abbandonata. Possiamo chiedere a Riku di aggiustarla. Andrebbe bene? Nessuna obiezione. Se proprio Riku deve, non lascerà amici in guai. Quindi tutto a posto. Porta un altro po' di pazienza, Sigiri, ok? Eseguo. Cosa te ne pare, Riku? Riesci a ripararlo? Pare che il problema più grande è solo grafi e botte. Riku ripara super rapidissimo. Grazie a Dio, non devo andare a procurarmi roba. E pronto. Riku fierissimo di lavoro, Pon. E cosa ne pensi? Puoi ancora usarlo? Linee energetiche operative. Tutti i sensori attivi. Unità ferro numero 7 operativa. Ottimo. Sei pronta per farci strada? Ricevuto. Sviluppo percorso. Si è temporaneamente unita al gruppo. Ma quindi abbiamo un robottone? Oh, bene bene. Che ho evitato in passato diverse zone con il veleno. Oltre a questo punto.
attivato campo di resistenza ambientale. Elementi nocivi verranno neutralizzati. Vuol dire tutto ok? Sì? Oh, scansione del segnale identificativo della colonia Zero. Stiamo per raggiungere il punto di bla bla bla. Finalmente siamo arrivati. Benvenuti amici, speravo avreste accettato il mio invito. Abbiamo portato la tua soldata, come hai chiesto. E adesso? Numero 7 non sembra ferita. Grazie per questo gesto magnanimo. Come promesso, l'ordine di sterminare gli Ouroboros sarà ritirato. Vi do la mia parola, non vi metterò più i bastoni fra le ruote, metaforicamente parlando. È facile parlare. Oh, vi assicuro che i soldati della colonia Zero sono disciplinati. Non trasgredirebbero mai un mio ordine. E, per di più, nutro personalmente un grandissimo rispetto per tutti voi. Dopotutto, vi siete occupati della mia cara numero 7 e me l'avete riportata illesa. Vi ringrazio nel profondo del cuore. Sì, sì, va bene. Non mi convince. Oh, ho appena avuto un'ottima idea. Numero 7, tu e i tuoi ospiti avete viaggiato a lungo per arrivare qui. Perché non gli presenti gli altri membri della colonia Zero? Eseguo. Ma no, non serve. Sciocchezze, non siate timidi. Dobbiamo stabilire un legame di fiducia. Quale modo migliore che un giretto di presentazione? Sugiri, per te andrebbe bene? La parola del console è inappellabile. Numero 7 non ha diritto di scelta. Numero 7, fatti vedere da tutti. Sono sicuro ne saranno felici. Anche numero 4 ero preoccupato per te. Sì. Numero 4? Numero 4 è il braccio destro di numero 7. Senza numero 7, lui ha dovuto prendere in mano la situazione. Vuol dire che è il suo assistente, no? Sugiri, questo fa di te la comandante? La definizione non si applica perfettamente, ma nel complesso non vedo grossi problemi con l'uso di tale termine. Avresti potuto dircelo. Non mi risulta di essere stata interrogata a riguardo. L'hai visto anche tu, vero, Tyon? Sì, e non ha senso. Il comportamento del console è strano, ma soprattutto... I Ferronis, l'unica cosa di cui una colonia ha davvero bisogno, e in giro non ce n'è traccia. O forse questa è completamente diversa dalle colonie che conosciamo. Un'unità speciale sotto diretto comando Mobius. Siamo stati troppo avventati. Per il bene di Senna e della ragazzina di cui si fida, speriamo di no. Ma sono tutti ragazzini? Good to add more names. Numero 7, sono lieta che tu sia tornata illesa. Numero 4, nessuna anomalia? Stiamo tutti bene qui. Numero 10 e numero 8 sono in missione, ma dovrebbero tornare presto. Riformulo la domanda. Ci sono anomalie nelle condizioni di numero 4? No, sto bene. Numero 4 può ancora combattere. Tuttavia, numero 7 non è colpa tua. Casomai, è colpa mia se sono così scarsi in battaglia. Senza disattivare il limitatore del ferro, non ho potuto combattere
Cos'ha? Ha gli occhi diversi. Numero 4. Cosa c'è? Che succede? Perché sta morendo? Sprazzo, non sarà mica che... la sua fiamma perde energia? Perché? Ho freddo, numero 7. Perché? Dove siamo? Non vedo niente. Ma... che cazzo è successo? Sigiri, cosa è successo? Numero 4 ha donato la sua vita al Ferron. Ehi, farei meglio a spiegarti. Le fiamme della vita alimentano i Ferron. Le cronofiamme che li muovono sono sincronizzate con quelle dei passeggeri. Aspetta, cronofiamme hai detto? Questo vuol dire che i Ferron... Esatto, c'è una minima differenza di design, ma il funzionamento è lo stesso dei Ferronis. Inoltre, le cronofiamme di Ferron hanno la capacità di disattivare i limitatori. Disattivare i limitatori? Così i Ferron possono consumare più rapidamente le fiamme che li alimentano, massimizzando l'emissione di energia. Se il limitatore viene disattivato, un soldato del primo periodo può arrivare a un livello paragonabile a quello di un comandante. Quel potere incandescente è l'essenza stessa del potere di Ferron e della colonia Zero. Ma che cos'è la colonia Zero? Chi sei tu? Chi sono i suoi soldati? Si può dire che operiamo dietro le quinte di questa guerra. Controllo dei campi di battaglia, istigazione di rivolte, gestione delle informazioni, eliminazione di forze esterne. È grazie ai nostri incessanti e segreti sforzi che la guerra può continuare indisturbata. Così il destino può compiersi come è deciso. In altre parole, manteniamo la struttura del nostro mondo. Questo è il servizio che abbiamo il piacere di compiere. Tutte parole vuote. È questo il motivo per cui metti i tuoi uomini in quegli affari? Beh, amico, ci hai già detto tutto. Lo sapevo che non te ne importava nulla delle vite dei tuoi soldati. Menzogne. Tengo le loro vite più di ogni altra cosa. Sono per me quanto di più prezioso esista. Le loro vite candide permeano il mondo con il loro sacrificio e creano le fondamenta dell'eternità tanto bramata dai Mobius. Smettila. Proteggere queste anime innocenti, che con il loro sacrificio oliano i meccanismi del mondo, è la più alta vocazione. Non è questa la vocazione più nobile? Ne converre? Stai zitto! Ah, fatto incazzare Senna. Ah, chiedo perdono. Ha detto qualcosa che disapprovi? Gizmo! Sono tutte sprazzate. Fa quel paese. Paimon ha detto male. Come osi? Come puoi sostenere di tenere Sigiri? Non hai nessun diritto. Ti distruggeremo qui e ora. Sigiri e tutti gli altri saranno liberi dalle loro cronofiamme. Come siamo arrivati a questo? L'avevo detto fin da subito che non avevo intenzione di combattere contro di voi. Sei fuori di testa? Beh, non mi lasciate altra scelta. Ci scatenano addosso o tutti o comunque Sigiri. Sembra che le negoziazioni siano fallite. Un vero peccato, ma forse era inevitabile. A tutte le unità Ferron in ascolto, vi ordino di disattivare i limitatori. Numero 7, ecco gli ordini. Concentra tutta la tua potenza e annienta gli Ouroboros. Sigiri, ascoltami, non... Eseguo.
Inizia nientamente Ouroboros. Quello fermo è quello di numero 4 che è morto. So come ti senti, ma adesso dobbiamo combattere, Sena. A tutte le unità, schieratevi e state pronti. Cos'è questo? Consul, un rapporto. Qual è il problema numero 7? Se tutti i limitatori saranno disattivati per il combattimento, prevedo una grande perdita di fiamme vitali. Ho analizzato le fiamme di tutte le unità. Propongo un'alternativa. Ridurre la disattivazione del limitatore a numero 7. Capisco. Cosa? Cosa sta facendo? Cerca di evitare che i suoi amici combattano? Numero 7. Riconosco la tua impareggiabile brillantezza. Ti fa onore. Ma ora osserva. Con la mia autorità di consul, ordino a tutte le unità ferro di disattivare i limitatori. E sei stronzo! Quel viscido, proprio quando non pensavo potesse cadere più in basso. Oh, numero 7. Sei davvero una meraviglia. L'energia proveniente dal tuo spirito nutrirà il mondo e lo farà fiorire in eterno. Sena, prima occupiamoci di loro. Sì, tieni duro, Sugiri. Ti tireremo fuori da questo guaio, promesso. Potete distruggere le mini cronofiammine che hanno sul petto? Sugiri, ti prego, torna in te. Non devi seguire questi ordini. Sugiri, tu sei libera di fare ciò che vuoi. Libera? Beh, ecco. Che curioso fenomeno. Numero 7, nuovo ordine. Elimina quell'Ouroboros. Massima priorità. Non farlo, Sugiri? È un ordine, numero 7. Numero 7? Che cosa? È tornato indietro a modo di frisbee! Sono... numero 7. Tom, un bello sberlotto. Stanno bene gli altri? Stai bene? Ti prego, parla, Sugiri. Numero 4. Numero 4. Non andare. Numero 7 ti proteggerà. Numero 4. Tutti. No, ti prego. Per Sugiri, per tutti loro. Sì. Con la morte del consul, la catena di comando della colonia Zero si è interrotta.
Numero 7. Non hai più compiti da terminare, né ordini da eseguire. Cosa vuol dire che non dovete combattere contro di noi? Tuttavia, numero 7 ha tenuto atteggiamenti ostili contro gli Ouroboros. Forse vorrete prendere in considerazione una punizione adeguata. Sigiri, non hai fatto niente di sbagliato. Anzi, dovremmo essere noi a ringraziarti. Ringraziarmi? Perché dovreste? Beh, intanto hai attaccato il console invece che attaccare noi. Ti sei trattenuta dal combattere contro di noi e per questo siamo riusciti a battere il console. Ad ogni modo, ormai è un capitolo chiuso. È ora di pensare al futuro. Non capisco. Eh? Perché parli al numero 7 in questo modo? Da chi vengono questi ordini? Perché numero 7 ha disobbedito agli ordini? Perché non vi ho attaccato come istruito? Richiedo una spiegazione rapida. Inoltre, richiedo nuovi ordini. Numero 7 è confusa. Non so che azioni intraprendere. So bene cosa significa sentirsi persi, insicuri, senza sapere cosa fare. Anche tu avrai qualcosa che desideri fare, no? Numero 7 non ha pensieri che corrispondono alla descrizione. In questo caso, pensiamo insieme a qualcosa che potresti voler fare. È un ordine? No, no, nessuno ti darà più ordini. Sigiri, d'ora in poi, gli unici ordini che dovrai seguire saranno i tuoi. Adesso vedi, inizia a darsi ordini. La situazione descritta non corrisponde alla definizione appropriata di ordini. Era solo una metafora, o forse una similitudine? Non riesco a capire. Ma anche se non riesco a capire, Sigiri dà ordini al numero 7. Se la situazione può essere interpretata così, allora Sigiri, io, posso provare a capire. È strano? No, non penso. Sono sicura che sia perfettamente giusto. Dopotutto, sei libera ora. Quindi, Sigiri, quali sono i tuoi ordini per numero 7? La massima priorità è investigare che cosa voglio fare. Devo raccogliere più dati prima di determinarlo. È proprio da te, ma credo tu lo stia rendendo un po' troppo complicato. Non deve essere una cosa sola, e può essere qualunque cosa. Qualunque cosa? Sì, qualsiasi cosa. In tal caso? Sì? Ti è venuto in mente qualcosa? Ho fame. Adesso credo di volere uno di tuoi onigiri, Senna. A proposito, volevo chiederti dei Ferron. Immagino non siano più utilizzabili. Questa dichiarazione è incorretta. Oh, davvero? Le funzioni motorie possono essere ripristinate utilizzando i cilindri tetri come alimentazione alternativa. L'energia emessa sarà inferiore rispetto al sistema precedente e il limitatore non potrà essere disattivato, ma potrò continuare a combattere. Wow, è un'ottima notizia! Pensi di voler combattere al nostro fianco, allora? Affermativo, l'unità ferro numero 7 sarà felice di unirsi al gruppo di battaglia Ouroboros. Allora contiamo su di te, Sigiri. Oh, bene. Cluster, killer automatico. Ruolo, attacco. Indebolisce i nemici e aumenta il danno. Prolunga i malus per indebolire tutti i nemici.
buono. Intanto parliamo di tutto quello che vorresti fare in futuro. Affermativo.